Ho scelto di lavorare per Medici Senza Frontiere perché ho sempre ammirato l'azione umanitaria di questa organizzazione nel mondo e soprattutto perché si basa su dei valori e su dei principi che io condivido appieno e che sono l'indipendenza, l'imparzialità e la neutralità. Per me fare un lavoro che rispecchi quello in cui credo e il mio modo di vedere il mondo è fondamentale ed è una grande motivazione per dare sempre il massimo. Lavorare in team è estremamente stimolante ed è un'ottima occasione per poter condividere le competenze con i propri colleghi, collaborare, mostrare flessibilità e approccio di squadra. Non è sempre facile lavorare in team. Lavorare per Medici Senza Frontiere significa avere tutti quanti un obiettivo comune, che è quello di garantire cure mediche gratuite e di qualità ai nostri pazienti in oltre 80 paesi nel mondo. Ed è questo quello che ci tiene uniti, questa forte motivazione e questa spinta a far sì che l'azione umanitaria sia efficace. Inoltre, Medici Senza Frontiere è un ambiente di lavoro molto informale e questo mette tutti a proprio agio, rendendo il luogo di lavoro un posto confortevole e da certi punti di vista meno stressante. Si lavora molto, però c'è sempre spazio per un momento di distensione e qualche risata insieme. Sono entrata in Medici Senza Frontiere con uno stage formativo. Uscivo dall'università con una laurea in mano ma con pochissima esperienza professionale e quando si è aperta la possibilità di applicare per questo stage ho deciso di farlo senza pensarci troppo. Sono passati tanti anni, sono cambiate tante cose, ho fatto tante esperienze all'interno dell'organizzazione stessa e a oggi sono ancora qua. Medici Senza Frontiere si prende cura dei propri dipendenti in diversi modi. Per fare qualche esempio direi lo smart working, che ci permette di lavorare con molta flessibilità e che garantisce un buon equilibrio fra la vita privata e la vita lavorativa. E poi corsi di formazione interni ed esterni che vengono organizzati in base alle reali esigenze del dipendente e che quindi rappresentano una crescita professionale molto importante. Se si desidera partire per una missione umanitaria, Medici Senza Frontiere dà la possibilità di farlo. Ed è quello che ho fatto io. Dopo molti anni passati in ufficio, ho deciso che per me era giunto il momento di vedere l'attività di Medici Senza Frontiere sul campo, di capire quello che facciamo veramente, di far parte di un progetto umanitario, apportare le mie competenze e le mie conoscenze. E quindi sono partita, ho passato più di un anno in Repubblica Democratica del Congo e una volta terminata la mia missione umanitaria sono rientrata in ufficio a Roma. E credo che un'esperienza del genere per chi come noi lavora nell'umanitario sia fondamentale, non solo per l'esperienza di vita della missione umanitaria, non solo per quello che si può imparare durante una missione umanitaria e le competenze che si possono apportare al progetto, ma soprattutto perché quando si rientra in ufficio lo si fa con uno spirito diverso. Rispetto alle mie esperienze di lavoro precedenti, Medici Senza Frontiere è sicuramente una realtà grande, e dinamica e ben strutturata, che dà la possibilità di fare un'esperienza lavorativa che accresce sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Quello che io posso offrire all'organizzazione sono le mie competenze, le mie conoscenze professionali, una buona dose di entusiasmo e una forte motivazione per l'azione umanitaria. Il rapporto con i colleghi è molto bello, ci consideriamo come una piccola famiglia. Non mancano gli screzi lavorativi, ma questo è normale quando si lavora insieme, però a fine giornata c'è sempre tempo per una birra insieme. Se state pensando di lavorare per Medici Senza Frontiere e candidarvi, fatelo, perché ne vale la pena.